Siamo arrivati ragazzi, siamo arrivati all'argomento. E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui finalmente con un argomento richiestissimo. Siamo arrivati ai 2000 mi piace per lo scorso video e oggi vi mostrerò finalmente come modificare la propria tastiera, come migliorarla e perché, quali sono queste migliorie e in sostanza come funzionano sulla nostra tastiera meccanica. Ascoltate il video per bene, cercherò di spiegarvi il tutto nel modo più semplice possibile. Bene ragazzi, siamo arrivati finalmente a questo nuovo video in cui vi mostrerò come modificare una tastiera. Potete vedere qui la mia RK, perché questa è una Royal Kludge. Questo video non è sponsorizzato, ho voluto farlo io di mia spontanea volontà perché non c'è assolutamente nessun contenuto, almeno su YouTube Italia, per quanto riguarda queste cose qui. O magari se ci sono, ce ne sono pochi. Volevo fare invece un video completo per quanto riguarda questo argomento. Comunque, prima di iniziare il video vi dico che se andate su Twitch caricamente, quindi il sito Twitch, però il canale caricamente, stasera andremo in live a provare questa tastiera qui. Andremo a provare su Battlefield 5, su Fortnite e su altri giochi, comunque CS eccetera, e andremo a vedere un pochettino cosa ne penso di queste nuove migliorie e mi fate appunto un po' di compagnia. Non sono assolutamente uno streamer, ma ogni volta che vado a giocare per provare determinati hardware avvio la live e magari trovo qualcuno di voi che mi fa compagnia. Bene, nello scorso video abbiamo visto come funzionano gli switch meccanici delle tastiere appunto meccaniche. Esistono appunto due tipologie di tastiere, le tastiere meccaniche e le tastiere a membrana. Le tastiere meccaniche, per vari motivi, andate a vedere lo scorso video, sono migliori rispetto a quelle a membrana. Più stabilità, più velocità, più durabilità, se vogliamo chiamarla così, retroilluminazione, tantissime altre cose comunque in più rispetto a quelle a membrana. Il feeling è diverso, eccetera. Ma queste tastiere meccaniche sono migliorabili, sono perfette, proprio perfette? Assolutamente no. Abbiamo oggi due modifiche da fare. Una è una modifica estetica, puramente estetica, quindi è anche una modifica tra virgolette inutile, e un'altra è una modifica appunto meccanica in cui andiamo a correggere un problema che hanno queste tastiere qui, e adesso ve ne parlerò. Bene, come avete visto dallo scorso video, comunque abbiamo tre tipologie di tastiere principali, ecco, quelle che si distinguono di più, c'è più differenza tra una tipologia di switch e l'altro. Abbiamo switch rossi che sono lineari, che non hanno né feedback tattile né feedback uditivo. Abbiamo gli switch brown che hanno il feedback tattile, e invece abbiamo gli switch blu che hanno sia feedback tattile che feedback uditivo. Ok, adesso vi faccio vedere delle tastiere a confronto. Queste sono degli switch rossi, però degli Gateron, non sono dei Cherry MX. Sono leggermente più cheap, quindi meno costosi. Costano 10 di questi switch, costano circa $8.50. Ho preso il riferimento da un sito qualsiasi su internet. Invece i Cherry MX costano $10.10, quindi un dollaro ogni switch. Costano leggermente meno, alcuni li preferiscono, alcuni non li preferiscono. Hanno un feedback diverso, però secondo me sono delle differenze che non sono facilmente da notare, ecco. Però costano meno e appunto volevo dirvelo. Invece l'altra faccia, cioè una tastiera completamente l'opposto, è la tastiera con gli switch meccanici blu. In questo caso però abbiamo dei Cherry MX, anche perché questa è una tastiera molto più qualitativa. Abbiamo la MK730 della Cooler Master. Questa è veramente una signora tastiera, che è una delle mie preferite insieme alla 60%. Utilizzerei questa nel setup principale, però per quanto riguarda editing eccetera preferisco avere il tastierino numerico. Abbiamo degli switch blu che non sono proprio indicatissimi per il gaming, però ragazzi, come ho detto nello scorso video, in base alla vostra sensazione con determinati tasti, con determinati switch, la vostra sensazione è tutto ciò che conta, anche se esistono degli switch che adesso ve ne parlerò. Quindi qui abbiamo feedback tattile, feedback uditivo. Abbiamo un grosso problema, possiamo chiamarlo così, o fastidioso problema, che è il rumore di fine corsa degli switch. Allora, negli switch blu fanno casino di per sé, ascoltate. Fanno veramente tantissimo casino e magari il rumore di fine corsa non si nota così tanto. Però per quanto riguarda gli switch rossi, se voi ascoltate così,
non si sente alcun tipo di rumore. Però se andiamo a scrivere, digitare o giocare, sentiamo questo rumore qui. Questo rumore qui può essere corretto. Come potete vedere qui nello switch abbiamo questa parte trasparente, perché questi sono degli switch RGB, abbiamo la parte trasparente che tocca con la parte interiore del tasto, quindi del keycaps. Quindi quando va abbattuta, quindi in fine corsa, lo switch, in questo caso il keycaps, e tocca con questa parte in plastica, chiaramente fa questo rumore. Come risolvere questo problema? Semplicissimo, vi lascio link in descrizione degli O-ring. Gli O-ring sono delle classiche, chiamiamole anche, vengono utilizzate anche in meccanica, non so, guarnizioni, forse è sbagliato dirlo, però comunque sono degli oggetti plastici, gommosi, ecco, dei gommini, ecco, che vengono messi all'interno del nostro keycaps. Adesso vi faccio una dimostrazione. Vengono messi all'interno del nostro keycaps per evitare che vada abbattuta e quindi andiamo ad eliminare quel suono secco quando andiamo a cliccare un determinato pulsante. Ne esistono di diverse misure, ma quali sono i benefici di questi O-ring? I benefici sostanzialmente sono due. Uno più decisivo, che è quello là del suono, che andiamo a eliminare il suono di fine corsa, e l'altro è un pochettino, un po' più una sensazione. Ragionandoci, ci ho ragionato veramente tantissimo tempo per darvi questa informazione o meno, questi O-ring diminuiscono la corsa del tasto, perché andiamo a mettere uno spessore all'interno del keycaps, quindi teoricamente lo andiamo a premere senza il bisogno di andare a schiacciare tutto lo switch. Non so, ragazzi, se avete capito bene, ma si interpone tra il keycaps e lo switch questo gommino, e quindi piuttosto di avere una corsa del tasto di, facciamo un esempio, magari non è questa la misura esatta, di 3 mm, piuttosto di averlo di 3 mm lo abbiamo di 2,5 mm, perché abbiamo quel mezzo millimetro di O-ring. Ora, le misure magari non saranno queste, però è per spiegarvi il funzionamento. Quindi quando andiamo a premere il tasto, magari il punto di attuazione, cioè quando la tastiera manderà l'input al nostro PC, sarà a 2 mm. Se togliamo quell'altro millimetro che va a fine corsa della nostra tastiera, abbiamo chiaramente lo switch leggermente più veloce. Veloce tra tantissime virgolette, perché è una questione di non andiamo a schiacciare tutto il tasto, quindi dal rilascio di un tasto al premere un altro tasto passerà, proprio da tantissime virgolette, meno tempo. Quindi per giocatori professionisti questa cosa secondo me è il top, quando si ha il bisogno di andare a switchare veramente tantissimi tasti, cioè quindi passare da un tasto all'altro velocemente. Magari per una persona come me che gioca solamente per divertirmi, ma cerco di diventare un po' più competitivo per capire qual è il bisogno di ogni singolo gamer che lavora in ambito competitivo, cioè quindi che è un atleta, perché gli esports sono veramente degli sport, però per quanto riguarda i videogiochi, qual è la propria necessità. Ho fatto delle domande anche a alcuni gamer e probabilmente ci vedrete un video. Quindi la dimensione dell'O-ring dovete un pochettino andare a provarla con la vostra tastiera, perché ho diverse tastiere, come avete potuto vedere dallo scorso video, e ho provato questi O-ring in diverse tastiere. In alcune tastiere notavo più miglioramenti rispetto ad altre tastiere. Per esempio in questa tastiera qui ho dovuto mettere due O-ring per chiaramente dare un esempio di quale poteva essere la dimensione dell'O-ring, perché esistono gli XL e gli standard. Quale poteva essere la dimensione ideale? Ho messo due O-ring e il punto d'attuazione veramente era comodissimo, c'è proprio velocità spaventosa, attuazione chiaramente del rumore spaventosa, e devo dire che funzionavano veramente alla grande. Invece su questa tastiera qui, quando andavo a mettere due O-ring, il punto di attuazione non lo andavo assolutamente a premere, perché sono degli switch particolari e non andavo a premere il pulsante, quindi certe volte quando dovevo passare da un'arma all'altra non mi cliccava l'altra arma, a meno che non dovevo proprio premere tantissimo per andare nel punto di attuazione. Quindi attenti a quali O-ring andate a comprare, perché ogni tastiera ha bisogno della sua dimensione. Ok, vi faccio sentire un test audio dell'attuazione del rumore per quanto riguarda la tastiera con gli switch rossi.
Ok, con l'O-ring, senza O-ring. Ok. Se lo andiamo a premere forte si nota meno, perché andrà lo stesso a toccare con alcune parti del nostro switch. Perché questi O-ring sono piccoli, quindi attutiscono poco, o comunque la dimensione è veramente molto piccola. Esistono anche gli XL, esistono sia della tipologia hard e della tipologia soft, degli O-ring magari più duri rispetto ad altri. E visivamente possiamo vedere che il tasto con l'O-ring è leggermente più alto rispetto all'altro. Questo è quello che vi dicevo prima, appunto, che andiamo a... è una cosa un po' più di sensazione che andiamo ad avere uno switch leggermente più veloce. Però comunque il miglioramento che si ha principalmente è quello per quanto riguarda di eliminare il rumore di fine corsa. Stessa cosa con gli switch blu, infatti qui abbiamo degli switch blu però RK, non sono né Cherry né Gateron. Nello switch c'è la dicitura RK, quindi magari saranno degli switch proprietari. Possiamo vedere la differenza tra switch blu con O-ring per questo tasto, switch blu senza O-ring per questo tasto, con, senza, con, senza. Possiamo notare che è sostanziale la differenza anche per quanto riguarda gli switch blu. Abbiamo della differenza, anche se comunque si nota meno, secondo me, perché è una tastiera appunto rumorosa di suo. Secondo me attutisce e dà meno fastidio, almeno per quanto riguarda la sensazione. Sembra di avere una tastiera molto più veloce, di avere una tastiera più reattiva, ecco, anche se non è appunto uno switch indicato per il gioco. Ok, un'altra modifica estetica, quindi inutile per le funzionalità, è la modifica dei keycaps, quindi andare a cambiare totalmente i keycaps della tastiera. Guardiamo un piccolo timelapse, un video montaggio di come ho cambiato i keycaps neri di questa tastiera con questi altri keycaps che ho trovato su un sito. Vi metterò il link in descrizione, però cercherò di mettervi il link in descrizione di keycaps appunto ordinabili tramite l'Italia, perché questi keycaps li ho ordinati da AliExpress e c'è stato veramente tantissimo tempo per arrivarmi. Bene ragazzi, potete vedere che chiaramente l'estetica è migliorata di tantissimo. Esistono altre tipologie di keycaps, questi sono keycaps che Cooler Master dà in dotazione con la MK730. Sono dei keycaps che bisogna mettere nei WASD, che sono i classici tasti di gioco, di movimento del giocatore. Questi ha sempre switch blu ed è veramente comodo. Abbiamo la possibilità di smontare i keycaps tramite due tipi di attrezzi, che sono questo attrezzo che secondo me viene utilizzato di più per diciamo i keycaps più grandi, viene molto più comodo. Questi qua invece per i keycaps piccoli possiamo vedere che smontano veramente facilmente. Secondo me una tastiera più sul bianco si nota di più con scarsa illuminazione, quindi se avete una stanza con un'illuminazione fioca appunto di soffusa,
abbiamo il modo di vedere, notare meglio la nostra tastiera. Anche al buio notiamo, come possiamo vedere, di più la tastiera e tutti i vari colori. Molto bella, mi piacciono veramente tantissimo questi keycaps, e sono dei keycaps, state attenti quando li ordinate, che hanno la possibilità di avere la retroilluminazione, perché alcuni keycaps hanno solamente il tasto disegnato, non hanno la trasparenza nelle lettere, quindi attenti a questa cosa qui. Però è indicato, sarà indicato nella descrizione, nel titolo, quando le andrete ad acquistare. Ok, su Amazon ho trovato dei keycaps totalmente bianchi, uguali a questi, hanno leggermente, cambia un pochettino il font, adesso vi faccio vedere. Ok, qui abbiamo i keycaps che ho ordinato da Amazon, hanno un font leggermente diverso, anche i tasti di direzione sono un po' diversi. Comunque nel link in descrizione comunque vedrete la foto dell'esempio di tutte le lettere, quindi state tranquilli. Ok, anche questi con la possibilità della retroilluminazione RGB sono veramente ottimi. Io l'ho cambiati perché ho trovato questo set della PBT Double Color Injection Molding Backlight Keys, ok, che mi sono piaciuti veramente tanto per quanto riguarda il colore, e anche perché, per un piccolo motivo, perché c'è questa piccola faccetta che mi piace veramente tanto nel tasto ESC. Abbiamo anche il tasto ESC di colore rosso, infatti volevo montare anche quello che spicca di più, e abbiamo tutte le cose che ci servono per riuscire a montare i nostri keycaps. Questo set qui però va bene anche per la full size, la tastiera full size, quindi per 100 e passa tasti, 104 tasti circa, compreso del tastierino numerico, eccetera. Ho preso questa versione qui perché per il tastierino numerico utilizzerò sia questi qua, sia questi che sono di colore grigio, che mi piace veramente tanto. L'ESC rosso è qualcosa, è veramente la ciliegina sulla torta. Qui appunto sono i tasti che ho utilizzato per questa tastiera, quindi questi erano i vecchi tasti, questi qui. E facciamo una piccola prova con il rosso, vediamo come sembra. Ah, fantastico! Il rosso dà veramente quel tocco in più. Peccato, allora ci sono tre, anzi quattro ESC con le faccette, ce n'è anche uno grigio comunque ESC con le faccette, peccato che non c'è la faccetta però di rosso, avrei messo quella perché era veramente fantastica, peccato. Però esistono su vari siti cinesi, comunque di più, non ho visti su Amazon tante cose particolari, dei keycaps gommati, è un altro modo di personalizzare la nostra tastiera per avere più grip, tra virgolette, nei tasti, anche se io preferisco che le dita scivolino sui tasti, per avere più grip quando andiamo a premere i tasti. E niente ragazzi, esiste un'altra modifica però che è veramente sostanziale per una tastiera, che ve la farò vedere chiaramente dopo i 2000 mi piace. Fatemi capire con 2000 mi piace se volete vedere questo nuovo video, perché devo acquistare determinate cose. Vabbè dai, vi faccio uno spoiler, ve lo dico. Cambiare totalmente gli switch di questa tastiera con altri switch chiaramente di molto superiore, che sono appunto fatti apposta per il gaming. Avete già intuito, se avete seguito lo scorso video, quali switch andrò a comprare, e costano circa 61 switch, una 35 euro circa, e considerando che questa tastiera costa 35 euro andiamo a spendere 70 euro però con delle prestazioni di tastiere di gran lunga superiori, come per esempio 100-120 euro. Ho speso altri 20 euro per i keycaps, quindi in totale abbiamo speso 90 euro circa per creare una tastiera Bluetooth, perché ha una batteria integrata veramente fantastica, personalizzata. Preferisco personalizzare in questo modo piuttosto che magari acquistare una tastiera già fatta. Esistono altre tipologie di tastiere 60% che sono buonissime per il gaming, e spero in un futuro di mostrarveli in dei video. Niente, non vedo l'ora di mostrarvi come cambierò gli switch su questa tastiera, e lo vedrete sicuramente nel prossimo video. Vedrete anche una recensione completa magari sia di questa tastiera che di altre tastiere che ancora
ancora voglio mostrarvi per bene, che secondo me meritano, con vari test degli switch, tutte le specifiche tecniche necessarie per quelle tastiere. E niente ragazzi, spero che questo video vi sia stato veramente utile, cerco di darvi più informazioni possibili riguardo a questo argomento. E niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciate un mi piace, un nuovo video se non vi è piaciuto commentate per farmi sapere che cosa ne pensate, e iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Ci vediamo nel prossimo video e ciao.